professor Cattani e sentiamo. Buongiorno, bentrovati a tutti, ormai siamo quasi amici, no? E grazie soprattutto alle magnifiche disputanti che ci sono offerte, diciamo, per il bene della scienza, o perlomeno dell'arte, della disputa oggi, a completare, diciamo, questo breve corso intensivo sul dibattito, sulla formazione al dibattito. Con voi abbiamo visto dei precedenti incontri, abbiamo visto una prima parte motivazionali, i sei passi, serve il microfono oppure se mi stacco si sente ugualmente? No, serve. E abbiamo visto i nostri sei passi nella presentazione, abbiamo visto quali sono le regole, ma anche le mosse del dibattito, abbiamo visto il protocollo e abbiamo esaminato alcuni esempi concreti di dibattito nella terza incontro. L'ultimo incontro intitolato Nel fuoco del dibattito siamo entrati, diciamo, nel merito, cioè nella parte più problematica, che è quella appunto di aggiudicare il dibattito, decidere chi in un dibattito ha prevalso o prevale. Abbiamo visto dei criteri prevalentemente, diciamo, teorici, con qualche esempio, no? Con qualche spezzone. Oggi vedremo invece, grazie appunto al contributo delle nostre disputanti, un dibattito vero e proprio e cercheremo poi di mettere in atto, diciamo, quelle indicazioni che abbiamo visto assieme la volta scorsa. Io, se voi avete la pazienza 10 minuti, vorrei far precedere questo dibattito, che ci serve poi per, diciamo, per la fase successiva, da uno spezzone, pochi minuti, sono 7 minuti, di un film che credo quasi tutti voi avete visto, The Great Debate, La forza della parola. Quanti di voi l'hanno visto? Credo la maggior parte. Chi l'ha visto, allora, diciamo, lo segua, però, diciamo, senza poi informare come fosse un giallo, non informate di qual è l'esito del dibattito. Io lo vedrei assieme e poi assieme vorrei commentare, prima di sentire loro, e quindi cerchiamo di seguire questo, diciamo, questa clip in questo modo, valutare l'esito del dibattito e vedere se siamo d'accordo con l'aggiudicazione che è stata data al termine del film. Io partirei subito, no? È la storia, chi non l'avesse visto, vabbè, è un incontro fra due squadre di studenti, siamo nell'America degli anni 30 e c'è una squadra, il Wheaton College e Harvard, che si scontrano, che si confrontano sul tema, il tema, dunque, perché è importante la formulazione, vediamola assieme, la formulazione è esatta. Io direi di partire, caro professore, caro collega, partiamo. Chi è solo uno? Voce che dissente dalla verità che sta dicendo. Esatto. Dite la verità. Questo è il professore. In diretta dall'Harvard Memorial Hall di Cambridge, Massachusetts, questa è WNBC Radio, che vi presenta lo storico dibattito di questa sera fra il piccolo Wiley College di Marshall, Texas, e la squadra di dibattito dell'Università di Harvard. Per la prima volta in assoluto, un college negro ha sfidato i campioni nazionali. Il preside della facoltà avanza in questo momento verso il palco. La folla, come per incanto, si ammutolisce. In questa storica occasione, diamo il benvenuto all'insigne squadra del Wiley College, ai nostri illustri giudici, al pubblico e, grazie al miracolo della radio, alla nazione. L'Università di Harvard celebra quest'anno il suo 300° anniversario e in Franklin Delano Roosevelt il suo 5° presidente degli Stati Uniti. Ma nessun Ateneo, per quanto importante e prestigiosa sia la sua storia, può permettersi di vivere nel passato. Quindi,
per guardare verso il futuro, desidero presentare a voi tutti, oggi, gli oratori del Wiley College, la signorina Samantha Book e il signor James Farmer Jr. Che cosa? Il signor Farmer esporrà la prima tesi a favore. Assurdo. La disobbedienza civile è un'arma morale nella lotta per la giustizia. Questo è il tema. Come può la disobbedienza essere morale? Beh, dipende dalla definizione che si dà alle parole. Alla parola. Nel 1919, in India, 10.000 persone si riunirono ad Amritsar per protestare contro la tirannia britannica. È cominciato! Sta parlando tuo fratello, zitto, siediti. Il generale Reginald Dyer li bloccò in uno spiazzo senza via di fuga e ordinò alle truppe di far fuoco sulla folla per 10 minuti. 379 morti. Uomini, donne, bambini, abbattuti a sangue freddo. Dyer disse che aveva impartito una lezione morale. Gandhi e i suoi seguaci reagirono non con la violenza, bensì con una campagna preordinata di non collaborazione. Gli edifici governativi vennero occupati. Le strade furono bloccate da persone che rifiutavano di alzarsi, anche se picchiate dalla polizia. Gandhi fu imprigionato, ma gli inglesi dovettero presto liberarlo. Lui la qualificò una vittoria morale. La definizione di morale, la lezione di Dyer oppure la vittoria di Gandhi. Scegliete voi. Dal 1914 al 18, in ogni singolo minuto, il mondo era in guerra. Ogni minuto, 4 uomini perdevano la vita. Rifletteteci. Ben 240 giovani coraggiosi venivano scagliati nell'eternità in ogni ora di ogni giorno e di ogni notte per 4 lunghi anni. In tutto 35.000 uomini. 8 milioni e 281.000 vittime in totale. 240. È stato un massacro smisuratamente più grande di quello che accadde ad Amritsar. Ci può essere qualcosa di morale in questo? Niente. Tranne il fatto che impedì alla Germania di sottomettere tutta l'Europa. La disobbedienza civile non è morale solo perché è non violenta. Combattere per il proprio paese con la violenza può essere profondamente morale. Dal momento che richiede il più grande sacrificio che esista. La vita stessa. La non violenza è la maschera che la disobbedienza civile indossa per nascondere il suo vero volto. L'anarchia. Gandhi ritiene che si debba sempre agire con amore e rispetto verso gli avversari, perfino se sono oratori di Harvard. Gandhi ritiene anche che coloro che infrangono la legge debbano accettare le conseguenze legali delle proprie azioni. Questo vi suona come anarchia. La disobbedienza civile non è qualcosa di cui dobbiamo avere paura. Si tratta, dopo tutto, di un concetto elaborato in America. Vedete, Gandhi ha tratto ispirazione non da qualche scrittura indù, ma da Henry David Thoreau, che mi pare avesse ricevuto la laurea ad Harvard e vivesse dalle parti di un laghetto non lontano da qui. La mia avversaria ha ragione su una cosa. Thoreau si era laureato ad Harvard e
come molti di noi, era un po' egocentrico. Una volta disse: qualsiasi uomo più giusto dei suoi concittadini costituisce di per sé una maggioranza di uno. L'idealista Thoreau non avrebbe mai immaginato che Adolf Hitler avrebbe approvato le sue parole. La bellezza e l'onere della democrazia stanno in questo. Non è ammesso che nessuna idea prevalga senza il consenso della maggioranza. È il popolo che decide che cosa è morale e che cosa no, non una maggioranza di un individuo. Non sono le maggioranze a decidere che cosa è giusto o cosa è sbagliato. La vostra coscienza lo fa. Quindi perché mai un cittadino dovrebbe consegnare la propria coscienza nelle mani di un legislatore? No, noi non dobbiamo mai e poi mai accettare di inginocchiarci davanti alla tirannia di una maggioranza. Possiamo decidere noi quali leggi seguire e quali ignorare. Se potessimo, io non mi fermerei mai col rosso. Mio padre è uno di quegli uomini che si frappongono tra tutti noi ed il caos. È un poliziotto. Ricordo il giorno in cui il suo collega, il suo migliore amico, fu ucciso mentre compiva il suo dovere. E più di ogni altra cosa, ricordo l'espressione che mio padre aveva sul volto. Nulla di quello che insidia alle regole della legge può essere morale. Non ha importanza quale nome gli attribuiamo. In Texas, i negri li linciano. I miei compagni e io. Abbiamo visto un uomo appeso per il collo e poi bruciato. Siamo passati in mezzo alla folla, schiacciandoci in basso perché non ci vedessero. Ho guardato i miei compagni. Ho visto il terrore nei loro occhi. E ancor peggio, la vergogna. Che crimine aveva commesso quel negro? Per dover essere indicato, senza un processo, in una foresta buia e nebbiosa. Era un ladro. Era un assassino. O soltanto un negro. Era un contadino. Un predicatore. I suoi figli lo stavano aspettando. E chi siamo noi per stare qui senza fare nulla? Non importa che cosa avesse fatto, era quella folla la vera criminale. Ma la legge non ha fatto nulla. Ci ha solo lasciati a chiederci perché. Il mio avversario afferma: nulla di quello che insidia le regole della legge è morale. Ma non c'è legge nel sud della segregazione. Non quando ai negri viene negata una casa, quando sono esclusi dalle scuole, dagli ospedali, e non se essi vengono linciati. Sant'Agostino ha detto: una legge ingiusta non è affatto una legge.
il che vuol dire che io ho il diritto, perfino il dovere, di combatterla. Con la violenza o la disobbedienza civile. Pregate il cielo che scelga la seconda. Dibattito di questa sera tra l'Università di Harvard e... Bene. Allora, abbiamo detto che è un giallo, quindi chi non sa l'esito, no. Adesso deve dire chi è, in questo caso non colpevole, ma no. Secondo voi, abbiamo assistito a questo spezzone di dibattito costruito, no, però costruito secondo certi criteri, va bene? E loro che ormai da anni diciamo, lavorano, hanno credo anche colto diciamo, molti aspetti e voi potrete esserci utili anche nella, diciamo, nel commento. Vorrei prima però sentire da voi presenti come giudici di dibattito a chi attribuireste la vittoria. Il tema era: la disobbedienza civile è un'arma morale nella lotta per la giustizia. La squadra di Willy College, la squadra dei ragazzi di colore, difendeva la posizione pro, è un'arma morale. La squadra di Harvard sosteneva la posizione contraria, non è un'arma morale. Allora, il termine di un dibattito, noi istintivamente, perché come spesso le nostre scelte, a volte sono scelte, diciamo, in cui vengono poi razionalizzate istintivamente, voi a chi attribuireste la vittoria? Allora, quanti per la squadra di Willy College? Willy College, la stragrande maggioranza. Adesso però io vorrei capire con voi perché questo è il punto. Se noi adesso dovessimo motivarlo, cioè elaborare una scheda in cui diciamo ha prevalso per questi e questi motivi, va bene? Che cosa vi ha colpito, impressionato positivamente? Perché beh, entrambi gli argomenti erano ben costruiti, entrambi erano, diciamo, i disputanti erano determinati, carichi, hanno utilizzato, diciamo, tutte le risorse logiche e anche retoriche, va bene? Ecco, incominciamo da questo. Che cosa vi ha colpito? Che cosa vi ha fatto... adesso, a prescindere dal risultato, che cosa vi ha colpito di questo dibattito? Che è stato serrato, è stato insomma abbastanza coinvolgente nella sua limitatezza, insomma, dibattito di un'ora ridotto a 7 minuti. Entrambi alla fine hanno Prego. Fatto, entrambi i disputatori alla fine hanno fatto a quello la pancia, no? Però penso che il ragazzo che ha detto mio padre un poliziotto, visto il suo volto, eccetera, abbia fatto appello ai pianti di quella assemblea, mentre lui ha fatto appello a tutti gli uomini, perché li ha messi nella condizione di farsi una domanda sul comportamento di tutti, no? Nei confronti di... E quindi ha risposto di più la coscienza e la l'incarnazione della giustizia rispetto all'altro. Questo è molto interessante perché entrambi i disputanti, no? Il ragazzo di Harvard e il ragazzo di colore, hanno utilizzato la risorsa, la chiamata di pace, comunque cioè hanno fatto episodi di vita, no? A situazioni esperienziali, entrambi, mio padre era e io ho visto, no? I neri appesi. Questo è un, diciamo, usare, che si può dire,
L'esempio, soprattutto esempi di vita, esempi personali, è sicuramente decisivo in un perché ti coinvolge. Se non lo chiamiamo di pace, chiamiamolo è coinvolgente, no? Con una differenza però, cioè non sono alla pari nei piatti della bilancia, perché uno effettivamente, diciamo, cosa vuol dire, in questo modo ha attratto dalla sua parte una parte, l'altro invece ha fatto riferimento a valori che sono, se non universali, perlomeno più generali dell'altro. Quindi in questo caso abbiamo quello che abbiamo detto, come si fa a decidere un dibattito? Mettiamo nei piatti della bilancia, perché non c'è la ragione e il torto, abbiamo visto, ci sono molte ragioni. In questo caso, utilizzando lo stesso, non espediente, lo stesso meccanismo, no? Però l'argomento, l'esempio del ragazzo di colore fa pendere leggermente i piatti della bilancia da un lato. Questa mi pare una prima osservazione. La conclusione, prego. Però, mi pare di aver capito perché il ragazzo di Harvard, quando ha detto che suo padre era un poliziotto che è stato ucciso, non ha dato la motivazione, non ha detto la causa dell'uccisione, cioè dell'amico del poliziotto, per cui era comunque una violazione di una legge. Di una legge, questo poteva essere bianco, nero, giallo, era comunque una persona uccisa. Dall'altra parte, invece, si è, diciamo, attivato forse maggiormente su un episodio assolutamente deplorevole, che è quella dell'uccisione di un uomo di colore. Per cui è vero che però c'è un'uccisione, in entrambi i casi ci sono le uccisioni di due uomini, là è bianco perché lo vediamo che è bianco, non sappiamo per quale motivo l'amico è morto comunque un uomo. Allora, non mi sembrava proprio... Dunque, la valutazione del dibattito è la cosa più problematica che esista. Abbiamo già questa, vedete che questa cosa può essere interpretata in modi diversi, ed è per questo che i giudici non sempre sono d'accordo, no? Di questa considerazione, allora, manteniamo semplicemente questo, diciamo, questo dato. L'importanza, perché è la prima cosa che è emersa quando, diciamo, ci stiamo chiedendo questo, l'importanza del fare riferimento ad esperienze che possono essere anche personali, individuali, magari soggettive, però sono, diciamo, in un dibattito contano. Poi possono essere valutate in maniera diversa, però questo è un dato, diciamo, che, su cui credo possiamo essere tutti d'accordo. Primo. Avete fatto riferimento, beh, partiamo dalla coda, ma visto che avete fatto riferimento alla conclusione. Come concludono i due ragazzi? Il ragazzo nero. Praticamente dice, sperate che decida, che io decida. Pregate il cielo, che è molto più forte, pregate il cielo. Che io scelga la seconda opzione. E praticamente il peso dalla parte del nero è tutto in questa frase, perché riconosce che ci sono validità sia da una parte che dall'altra, ma se per caso scelgono l'altra via che non è quella, praticamente alla fine. Allora, secondo, diciamo così, secondo insegnamento, se volete, che possiamo trarre da questo dibattito. Poniamo le questioni non in maniera, come si può dire, imperiosa, affermativa, no, assertiva, ma in formula interrogativa. È un'interrogativa retorica, però ti lascia l'impressione, lascia nel pubblico l'impressione di poter scegliere. E questo è un modulo che è stato usato più volte nel corso del dibattito, anche nel prologo. È questo morale o è quest'altro? Quindi lascia nell'uditorio la, a volte fasulla, finta, libertà di scelta. Questa è una seconda osservazione. Altre così, anche in maniera, così come ci vengono? No, io pensavo che l'osservazione del ragazzo nero poi fosse
comunque l'ha portata al problema aperto dei presenti, dei miei collettivi, mentre invece il ragazzo bianco, quando ha fatto riferimento a una situazione collettiva, è andato indietro nel tempo alla prima guerra mondiale, e quindi a qualcosa meno impellente, meno coinvolgente, meno effettuato. Entrambi, anche qua, c'è un equilibrio, perché entrambi hanno fatto riferimento ad un episodio noto, no? Storico. Diciamo, l'episodio successo in India e la guerra mondiale. In un bilancio dice, vabbè, entrambi hanno utilizzato argomenti storici pari e patta. Però noi possiamo vedere, poi magari la collega no, può considerare un punto di vista diverso, però noi possiamo motivare no, la preferenza per un tipo di intervento su questa base. Uno è più attuale, uno è più diciamo, è contestualizzato, l'altro è un riferimento ad un, diciamo, ad un fatto clamoroso, importante, grave del passato, volendo. Dovendo comunque poi alla fine un giudice decidere. Poi ci sono tre giudici, magari si confrontano, magari un giudice no, mi fa notare quello che mi faceva notare la collega e alla fine si valuta se merita o no, se è opportuno. Se è... Quindi entrambi hanno utilizzato, vedete che la tecnica delle due squadre era molto simile. Altre cose? Loro parlavano, cioè, nella sua conclusione, poi lui ha detto che se una legge è ingiusta è dovere comunque di combatterla e di fare qualche cosa affinché venisse cambiata. Quindi lui ha riportato come esempio una frase di Sant'Agostino, che può essere anche più o meno condivisibile, poteva portare anche molti altri esempi. Se si considera quello che è successo nella Germania nazista, una legge dello Stato ha creato dei disastri enormi. Quindi era giusto o no controbattere quella legge? Quindi è vero che è una legge, ma va tenuta buona o bisogna combattere affinché venisse modificata? Quindi partendo da quel presupposto, poi lui ha tirato la sua conclusione, che probabilmente ha dato il senso di essere un po' quella vincente, ecco. Almeno io ho colto così. Però è rafforzata dal fatto che dice, se una legge è ingiusta, va combattuta, è un dovere combatterla, e quindi a questo punto scegliete voi se è meglio combatterla con la violenza o se è più utile combatterla con una non violenza, però combatterla. Voi che avete studiato siete esperti in fallacie. Alla frase, alla citazione, l'ha detto Sant'Agostino, che cosa rispondereste? All'autorità. Ecco, vabbè, Sant'Agostino, carissimo, cioè amatissimo, però. Cosa ha detto il Papa? Chi sono io per? Vabbè, fallacia di autorità, no, in sede di replica, no, niente, però, mi va bene, ecco, le citazioni vanno benissimo, infatti era, diciamo, era calzante, era, cascava bene, però da sola non prova assolutamente nulla, va benissimo al termine di un discorso, di interventi, di argomenti, no, che cercano di supportare la tesi per altre vie. Alla fine ci sta benissimo anche la citazione di Sant'Agostino o di chiunque altro. Da sola però invece è una mossa a catenaccio che preclude ciò che quindi non sono da, perché le famigerate fallacie sono belle, divertenti a volte e sicuramente utilizzabili, però non da sole come in questo caso, vero? Poi voi che sapete, voi che siete giovani e di spirito, che cosa c'è di bello in questo dibattito? È un dibattito molto serio, il tema era grave, è grave, però che cosa c'è? L'ironia tra i due. Oh, quante volte abbiamo sentito sorridere il pubblico? Almeno 4 volte. E abbiamo detto che strappare un sorriso è strappare un punto verso il consenso, se non verso la vittoria. In che cosa avete presente? Lo humor.
quando la ragazza dice no, questa idea, no, della disobbedienza civile non viene da, diciamo, da qualche teoria orientale, induista, ma tu no, il vostro compagno. E l'altro replica con uguale spirito, no? Poi c'è stato l'altro momento di spirito quando, se io volessi giocare la legge, allora io passerei sempre con il rosso. Ecco, non trascuriamo, anche quando ci è permesso, perché non sempre si può fare la battuta e usare lo spirito. Però in un consesso di, quando il pubblico è neutro, tanto più se è schierato, non ci sono problemi, ma se è neutro, allora la battuta è sicuramente, non solo è rasserenante, ma diciamo dà di te l'impressione di una persona che è così distaccata che riesce a fare dello spirito anche in quel contesto polemico, no? Se il pubblico è contro, però evitiamo le battute perché sono controproducenti. Ma di fronte al pubblico che viene là per chiarirsi le idee, per vedere e capire, quindi secondo me questa, non secondo me, secondo l'esperienza insegna che funziona, vero? Altre cose, le alternative, l'uso dello humor, l'uso delle, diciamo, delle situazioni esperienziali, come argomenti invece dal punto di vista logico, quali sono, che cosa vi è rimasto in mente? Vedete che la logica nel dibattito, la logica è fondamentale perché ci porta, però nel dibattito la logica è quella che ha meno impatto immediato ed è questo che un bravo giudice dovrebbe recuperare, la struttura logica del discorso e non farsi prendere solamente da, diciamo, dalle frasi d'effetto, da, diciamo, da ciò che ti colpisce. Questo è il problema del giudice, che a volte il come dirlo prevale sulle cose che uno dice. Ed è questo che noi vedremo adesso quando le nostre disputanti si metteranno in gioco. Dovremo combinare le due cose, il contenuto e la forma. Ciò che uno dice è il modo in cui viene detto. Voi avete apprezzato altre cose nei vostri colleghi d'oltreoceano? Ah, ricordo, questo viene d'oltreoceano anni 30, ma... No, dunque, mi viene un giorno uno studente e mi dice, sa che avevo visto il film, e mi viene, sa che il dibattito è nato in America negli anni 30? E ragazzo, il dibattito è nato in America negli altri anni 30. Ma insomma, qualche anno prima, no, un po' di controversia, di disputatio, di retorica, no, credo che fosse nata al di qua dell'oceano. Questa è proprio, cosa vuol dire, la sottomissione, il fatto stesso che adesso le Olimpiadi non siano di dibattito ma di debate segna questa, in questo caso come si chiama, Ulzweg, là, il nostro amico della sottomissione ha ragione, è sottomissione ma no, non è debate. Chiusa la parentesi, va bene. Che cosa avreste potuto, che cosa volete imitare dei vostri colleghi? La carica, quando il ragazzo di Harvard mi fa quell'esempio storico e mi dice ho 2400, cioè per dire, scandisce, sottolinea, no? Ti resta in mente. 240 all'ora. Sì, ecco, 240 all'ora. 240 all'ora, ma neanche la forma. 240. È per allacciarsi quel semaforo. Brava. Allora, la determinazione, la carica, il coinvolgimento, li vedevi convinti, sia l'uno che l'altro. E questo ti trasmette. La convinzione tua, diciamo, si riflette sul valore delle cose che tu dici. Entrambi. Poi la cosa, ecco, questo è importante. C'è stato un momento in cui il fratello del ragazzo nero ha detto ma perché non parla? C'era sicuramente un po' di ansia,
ma era strategico. Quindi quando noi parliamo, voi lo sapete bene, no? Noi sappiamo cosa vogliamo dire, ma rinunciamo a volte ad alcune cose per quei due secondi che segnano tutto, due secondi prima della parola chiave, due secondi prima della, diciamo, della frase di chiusura, insomma, porta a voi il pubblico. Adesso lei dice, ma che cosa? Ha perso la parola? No. Poi la parola esce, no, potente. Quindi il silenzio, no, è assolutamente eloquente. Altre cose? Diciamo, era costruito, questo elaborato, però insomma, diciamo, era abbastanza realistico, no? Vediamo allora se il verdetto dei giudici di Harvard corrisponde al nostro sentire e alla nostra aggiudicazione. Prego. E why, Nicole? Il vincitore è... Bene, non so se avete notato che sul liceo dell'Università di Harvard c'è una scritta, l'avete visto? Veritas. Bello, eh? Sapete qual è l'anagramma di la verità? Evitarla. E ce ne sono anche altri. Infatti il nome della verità, a proposito di massacri, il nome della verità ci sono state molte, no? Quindi no, va benissimo, sicuramente dobbiamo avere dei punti fermi, dobbiamo avere delle nostre verità, però aperti l'idea che forse magari no, è una verità che è solamente verità per noi, ecco, senza cadere nel relativo, ma questo è il senso del dibattito. Che se ci fosse veramente la verità da un lato e il torto marcio dall'altro, credo che le discussioni finirebbero subito. Se si discute vuol dire che insomma siamo là, cioè che ci sono, come dicevamo prima, ragioni per l'una e per l'altra. Bene, detto questo, che ci è servito così come introduzione, io darei adesso immediatamente la parola alle nostre magnifiche disputanti, le quali ringrazio per essersi prestate così proprio, no? Abbiamo quella che è il tempo, io lo abbiamo. Ah, perfetto. Sì. Allora, posso rimandare? Prego. Va bene, a parte che il cinema non è la vita, e che poi per esempio non contempla i tempi morti, che invece sono la sostanza della vita. Detto questo, oggi le ragazze disputeranno, il formato lì poi è un formato molto diverso da quello che utilizziamo noi, perché è un formato che esalta la retorica piuttosto che l'argomentazione, questo che loro utilizzano. I formati sono decine, centinaia, cioè quindi questo. Perché per esempio questo è un formato che non prevede la replica, cioè soltanto uno procede nel suo ragionamento fino in fondo cercando di mostrarlo con tutta una serie di argomentazioni che però puntano molto sulla retorica. Questo invece è un formato che utilizziamo nostro, noi, che è quello di Padova, della Patavina Libertas, di botta e risposta, è un formato che invece prevede molto anche la parte della replica, e le ragazze infatti ci daranno anche di questa dimostrazione, attraverso sia il dialogo socratico che poi le due fasi finali, la replica e la,
la difesa. Quindi la struttura è molto semplificata, è semplificata rispetto al formato originario, perché mancano due passaggi, un'argomentazione e un dialogo socratico. Per il resto poi ci sono tutti gli altri passaggi. Quindi il topico è questo, è legato, come sapete abbiamo fatto il concorso della Romana Disputazione, quindi abbiamo ripreso quegli argomenti. È una disputa filosofica la nostra, teniamo conto, non è un dibattito come in questo caso, che può riguardare argomenti molto vari. Questo riguarda sostanzialmente questioni filosofiche, non perché le ragazze non siano in grado di affrontare anche altri argomenti, ma nello specifico questa è una disputa filosofica su questioni filosofiche. Infatti il problema filosofico è questo, che abbiamo ripreso dalle Romane Disputationes: la tecnologia garantirà sempre di più nel futuro la libertà, punto. Questo è il topico. Quindi la tecnologia legata all'ampliamento della libertà nel futuro. Sempre di più, perché si fa riferimento ad un processo che è iniziato molto tempo prima e continuerà anche nel futuro. Quindi cominciano le ragazze del PRO, che sono loro. A sinistra. E bene. Umberto, solo un attimo prima, siccome lo scopo è questo, cioè la loro è una esibizione, una prova generale, lo scopo poi è quello poi di commentarlo. Quindi ricordo quali erano, diciamo, i parametri, i criteri che ci eravamo dati nell'ultimo incontro. E, diciamo, per semplificare, noi valutiamo la qualità, la quantità e la pertinenza degli argomenti e la capacità comunicativa di esporli, questi quattro caratteri. Se vogliamo alcuni, allora, per ogni intervento, che sia il prologo, le fasi sono prologo, argomentazione, dialogo socratico, replica, difesa ed epilogo. Ognuno ha le sue caratteristiche, però per ognuno noi possiamo utilizzare questo criterio base, il criterio base della capacità argomentativa, cioè che tipo di argomenti, qualità, quantità e pertinenza, la chiarezza espositiva e la efficacia comunicativa. Ecco, prendiamo appunti per ognuna di queste caratteristiche e poi commentiamo, diciamo, senza offesa e senza esaltazione da parte di loro, perché loro dobbiamo ringraziarli perché si sono prestati come si presta, diciamo così, una cavia, no, alla medicina, per offrire, ecco, così loro si, no, così generosamente, magnanimamente, per la causa del dibattito, si sono offerte. Bene. Ecco, allora, metto qui. Forza. Allora, gestisce lei i tempi. Prologo, allora per la squadra prossima. Poi dice anche il nome, che così ci abbiniamo un volto al nome. Buonasera, sono Virginia della squadra Pro. Che cos'è la libertà? Con questa domanda che riecheggia quella di Pilato a Gesù, sarei propensa a sottolineare la difficoltà di stabilire in modo univoco una definizione di libertà. Per non inoltrarci nel ginepraio della molteplicità delle risposte che nel corso della storia della filosofia sono state date, pensiamo di delimitare la definizione di libertà a quella che è possibile più frequentemente sperimentare. È una definizione che possiamo trovare, per esempio, nei testi ovesiani, e consiste nel pensare la libertà come la facoltà di perseguire al proprio scopo finale, quello di mantenersi in vita. Ciò che noi dovremmo comprendere, in base a ciò che si mostra dinanzi a noi con evidenza, è che tale libertà ci è garantita proprio grazie alla tecnologia. Con questo termine si indica l'elaborazione teorica e l'applicazione di procedimenti per trasformare le materie prime in prodotti finiti. Essa, fin dalla sua origine,
possiede nella sua essenza un potenziale liberatore. Per mezzo di essa le catene dei nostri limiti sono state spezzate e noi siamo stati resi, passo dopo passo, sempre più liberi. Durante questo dibattito dimostreremo che non solo ciò è accaduto in passato e accade tuttora, ma dimostreremo che la tecnologia garantirà sempre di più all'umanità l'esercizio della libertà e soprattutto l'esercizio di quell'unica libertà che è concessa all'uomo, la vita. Grazie. Ricordami proprio esattamente la formulazione, in modo che ce l'abbiamo, la formulazione della libertà. La libertà. No, la tecnologia garantirà sempre di più nel futuro la libertà. La libertà. Prologo per la squadra Coppola. Salve, sono Iris e sostengo la tesi contro. Se sei libero sei tu che crei il mondo, se non sei libero il mondo crea te. Prima di tutto riteniamo necessario definire nel dettaglio i concetti di tecnologia e libertà. La tecnologia è un settore di ricerca che ha come oggetto lo sviluppo e l'applicazione di strumenti tecnici sulla base di conoscenze scientifiche, comprese quelle matematiche e quelle informatiche. Per libertà si intende invece la facoltà di pensare, di operare, di scegliere in modo autonomo. È concepita come il diritto di ogni individuo di disporre liberamente della sua persona. Il momento in cui essa si mostra e si rende visibile è quando la si usa scegliendo consapevolmente. Libertà, infatti, è libero arbitrio. Partendo dal passato fino ad arrivare ad oggi, si può evidenziare come la tecnologia abbia prodotto molteplici miglioramenti in diversi aspetti della vita dell'uomo. Ma siamo veramente sicuri che questi non siano stati miglioramenti apparenti ed abbiano invece condizionato negativamente l'uomo a tal punto di compromettere la sua libertà? Indagando nel passato e riflettendo riguardo al presente, cercheremo di dimostrare come la libertà abbia sempre avuto un'importanza maggiore rispetto al vivere meglio e come le innovazioni abbiano portato l'uomo ad un quasi completo asservimento che sarà sempre più inevitabile nei confronti della tecnologia. Salve, sono Camilla della squadra Pro. Siamo uomini e in quanto tali fortemente legati alla nostra natura corporea. Per questo il nostro scopo ultimo è quello di continuare ad essere uomini, ovvero a vivere. Ma vivere da uomini significa vivere in libertà. E libertà non è altro che assenza di impedimento. Il mondo che ci circonda, però, è da sempre pieno di insidie, di ostacoli, che limitano la nostra libertà. Ma per distruggerli, per superarli, è nata la tecnologia. Per comprendere ciò è sufficiente guardare il passato e poi osservare il presente. Se, per esempio, osserviamo il XVIII secolo, noteremo come la sparizione della peste e il conseguente sviluppo demografico non sono altro che un miglioramento avvenuto nelle tecnologie mediche. Inoltre, nel solito periodo, con l'avvento della rivoluzione industriale, sono stati realizzati i primi treni, che hanno ridotto esponenzialmente i limiti spazio-temporali. Alla fine del secolo successivo sono stati realizzati i primi prototipi di automobili, seguiti poi dagli aerei, altro mezzo che ha permesso un'ulteriore libertà di spostamento. Ma avvicinandoci al presente, ci renderemo conto che la tecnologia si è sviluppata in diversi campi. Se pensiamo ad esempio alla meteorologia, vedremo che la tecnologia ha permesso di prevedere catastrofi naturali. Oggi infatti terremoti, alluvioni o tsunami non risultano più così dannosi alla popolazione perché questa può evacuare prima che essi si manifestino. Altre innovazioni tecnologiche come computer, smartphone e internet hanno agevolato le nostre comunicazioni. Di fatto posso interagire, dialogare con una persona distante da me, superando senza problemi le distanze che ci dividono. Ma il campo, il settore in cui la tecnologia ha portato un miglioramento più effettivo e più necessario è quello medico. Pensiamo ad esempio a come
ci abbiano aiutato a superare i molti limiti che si pongono fra noi e la nostra libertà di vivere, la chirurgia, la cardiologia o la neurologia. Ci siamo dunque resi conto che al continuo sviluppo della tecnologia corrisponde quello della nostra libertà. Esistono in ogni ambito tecnologico vari progetti di ricerca sperimentale, come mezzi che permettano alle persone paralizzate di camminare, o a microdispositivi che si iniettano e vanno a caccia di tumori, o ancora a nanotecnologie che trasformano il legno in ossa umane. Quindi, di fronte a tutto ciò, se noi guardiamo al futuro, questo non può che prospettare la continuità di tale sviluppo e pertanto la garanzia di una sempre maggiore libertà. Grazie. Veniamo adesso sulla fase del scambio dialettico, del dialogo socratico. Allora, prima di tutto hai parlato della rivoluzione industriale. Salve, sono Rachele della squadra contro. Prima di tutto hai parlato della rivoluzione industriale considerandone soltanto gli aspetti positivi, mentre sei a conoscenza del fatto che la rivoluzione industriale ha prodotto anche effetti negativi come per esempio lo smog e l'alienazione dell'uomo nei confronti delle macchine? Ne sono al corrente, questi aspetti sono innegabili, ma è l'uomo che ha fatto un utilizzo erroneo della tecnologia. Infatti non ha saputo capire come utilizzarla per far sì che questa gli permetta di superare dei limiti, e questo non nega il potenziale liberatore della tecnologia. Quindi sarebbe l'uomo a dover scegliere? Non è l'uomo a dover scegliere. L'uomo però deve, non è detto che l'uomo abbia la capacità sempre di capire come utilizzarla. Dato che, tra l'altro, la vita dell'uomo è sempre piena di limiti. E poi hai parlato anche degli strumenti tecnologici definendoli liberatori. Quando li usi ti senti libera? Sì, perché questi mi permettono di conseguire, di perseguire al mio scopo ultimo, che è quello di superare dei limiti. E hai concluso la tua argomentazione dicendo che di fronte a te vedi un futuro luminoso. Ma nel passato la tecnologia fino ad oggi ha portato molti aspetti negativi. Come puoi in questi termini di parlare di un futuro luminoso? La tecnologia stessa saprà rimediare agli errori che l'uomo ha fatto con il suo sbagliato utilizzo. Per esempio potenziando alcuni strumenti che sono proprio tecnologici come i produttori di energia pulita. Allora non potrebbe semplicemente non causare i problemi invece di causarli allora, e poi rimediare ad essi? Puoi, diciamo, tornare indietro e vietarti di un aiuto in questo modo. Grazie. Salve, sono Francesca e sostengo la tesi contro. La società in cui viviamo è frutto di un sempre più veloce e progressivo instaurarsi della tecnologia. La sua presenza nella vita dell'uomo ne condiziona ogni minima azione, lo libera da antiche schiavitù, del tempo e dello spazio, ed è già realtà per milioni di persone. Ci siamo mai chiesti quali siano le dimensioni della libertà in un'epoca dominata dalla tecnologia e dalla scienza? Consideriamo la libertà come libero arbitrio. Essa è la capacità di sapersi emancipare dai condizionamenti sensibili. Essere libero non vuol dire non avere impedimenti, ma significa avere la possibilità di fare delle scelte. Questa idea affonda le sue radici nel pensiero di Socrate, che afferma che l'uomo vuole e può scegliere oltre i propri bisogni corporei. Tutti noi vogliamo vivere, ma l'uomo vuole vivere libero, e la tecnologia, sempre più costante nel mondo odierno, sta compromettendo questa possibilità di scegliere. Un esempio significativo del fatto che la tecnologia sia a servimento nel mondo odierno, fino ad arrivare alla totale alienazione della stessa identità umana, è il Settecento. È il secolo dominato dalla rivoluzione industriale, dove risulta evidente il totale asservimento dell'uomo nei confronti delle macchine. Nelle industrie, così come succede anche nella realtà contemporanea, sempre di più, gli uomini cessano di avere un ruolo attivo e diventano essi stessi delle macchine. In tal modo si ha la perdita della totale coscienza umana. Non serve per forza guardare al passato. Provate ad alzare gli occhi dagli strumenti tecnologici che tanto vi tengono impegnati ed analizzate la realtà che vi circonda.
Vi sembra di essere liberi? Riuscireste a trascorrere anche un solo giorno senza la tecnologia? Io non credo. La tecnologia ci domina, ne siamo diventati totalmente dipendenti, fino a perdere la nostra autosufficienza. Ci siamo troppo abituati ad essa, fino a diventare pigri, fino a non essere più in grado di vivere e sopravvivere autonomamente. Volgendo uno sguardo al futuro, ci accorgiamo che la tecnologia non ci porterà sempre più alla libertà, perché questo suo processo di dominio è in costante progressione, è inarrestabile, aumenta molto più velocemente di quanto l'uomo possa rendersene conto. Crea un mondo nei confronti del quale l'uomo risulta totalmente passivo. Prima la tecnologia crea i problemi e poi cerca di trovare delle soluzioni, vendendole come positive. Ad esempio, i mezzi di trasporto permettono di eludere enormi distanze, però al contempo producono l'inquinamento. La medicina ci può permettere di vivere più a lungo, però nel campo della genetica è in grado di produrre dei cloni degli uomini, che però poi non saranno più tali. Il cellulare ci permette di comunicare con persone dall'altra parte del pianeta in tempo reale, però sta sempre più deteriorando i rapporti umani concreti. In particolare, se ci distaccassimo dal mondo dietro allo schermo, saremmo meno impacciati nel guardarci negli occhi. Ci dedicheremo ad attività spensierate, privi di quel pensiero costante che sempre ci distrae. Potremo scoprire com'è bello vivere con due mani piuttosto che con una. Grazie. Buonasera, sono Alice della Squadra Pro. Devi lasciare te quando giudici. Vai, vai. Avete parlato dell'uomo come asservito alle macchine, ma non credi invece che le macchine lo abbiano liberato da molta della fatica di cui invece prima era schiavo? No, perché a nostro parere esso è in completo assorbimento nei confronti delle macchine, dato che gli ha rubato il lavoro che gli garantiva la vivere. Questa, a mio parere, non è libertà. E poi hai detto che, se non sbaglio, che la tecnologia crea problemi, e hai fatto l'esempio dei mezzi di trasporto dicendo che le automobili causano inquinamento. E quindi secondo te sarebbe meglio che le automobili non ci fossero e che quindi l'uomo in questo caso non sarebbe libero di superare i limiti dello spazio e del tempo? Cioè, questa argomentazione avrebbe senso se... cioè, fosse generalizzata, non è scontato che tutti gli uomini non utilizzino i mezzi di trasporto. Però esistono, la tecnologia è stata in grado di creare, ad esempio pensiamo alle automobili elettriche oppure quelle a metano, quindi la tecnologia è stata in grado di creare dei mezzi di trasporto, diciamo, ecosostenibili, quindi è in grado anche di riparare ai danni che ha fatto. Ma non è scontato che ci sia un utilizzo generale di queste macchine, e soprattutto oggi sono molto più diffuse le macchine ancora che non vanno ad elettricità, quindi il problema è ancora persistente. E infine hai parlato di un errato uso della genetica con la clonazione di esseri umani, ma in che modo questo può essere limitante? Perché non garantirebbe al clone la libertà di cui esso dovrebbe godere. Va bene, grazie. Secondo me non ci sarebbe per le due squadre una decina di minuti di pausa. Penso per che le repliche sono già pronti a fare. No, non facciamo. No, andiamo avanti. Loro sono però così ferrate e così già pronte per la replica, per la difesa e per l'utilizzo. Prego. Sulla il nome dell'interrogante della sorta. Alice. Alice. Buonasera, sono Rebecca Dorni della squadra Pro. Voi avete inteso la libertà come libero arbitrio. E anche se noi non la intendiamo nello stesso modo, abbiamo provato a vederla come voi. Quindi ci siamo chiesti: non pensate che la tecnologia possa offrire una pluralità di scelta in modo da contribuire alla vostra stessa libertà?
Inoltre voi avete detto che la tecnologia rende l'uomo passivo, ma in realtà è lo stesso uomo che crea e finalizza la tecnologia in modo da raggiungere i suoi scopi. È l'uomo che con la sua intelligenza agisce con i mezzi tecnologici e non la tecnologia sull'uomo. Infine voi avete detto che la tecnologia crea problemi, ma quelli che voi definite problemi noi li chiamiamo impedimenti, ed esistono indipendentemente nel mondo ed è grazie alla tecnologia che li risolviamo. Grazie. Salve, sono Francesca. Allora, hai detto che la tecnologia porta libertà di scelta. E invece no, potrebbe sembrare che la tecnologia ci porti alla libertà, ma progredisce più veloce di quanto l'uomo riesca a rendersene conto e l'uomo non ha la possibilità di dominarla. Tu hai detto che la tecnologia non ci renda passivi, però in realtà non è così, perché ci sono già stati esempi di come la tecnologia abbia già preso sopravvento nell'uomo, come appunto nel 700 con l'invenzione della macchina, fino ad annullarne appunto l'identità stessa. E poi molto spesso gli impedimenti sono stati causati dalla stessa tecnologia, come lo smog, solo ora sta cercando di risolverli come vendendo delle invenzioni positivamente. Della libertà completamente diversa dalla nostra. Avete detto che la libertà è per l'uomo vivere senza impedimenti, però la libertà è avere la possibilità di scegliere ed è il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente per la propria persona, e questo è una definizione di tipo giuridico. Quindi noi sosteniamo che oltre alla tecnologia la libertà dell'uomo consista nella sua facoltà di scegliere liberamente da solo, perché con il passare del tempo la tecnologia stessa ha soggiogato sempre di più quest'ultimo. Inoltre avete parlato dell'epoca del Settecento e di questa ne avete tratto di lati solamente positivi. Noi abbiamo preso questa cosa e abbiamo cercato invece i lati negativi, che sono molteplici. Quindi sì, è vero, cioè, è giusto considerare che le innovazioni tecnologiche possono aiutarci per agevolare le comunicazioni con l'oltreoceano, ma la domanda invece è: vi rendete conto del fatto che col passare del tempo la tecnologia renderà sempre meno capace l'uomo di rapportarsi con i propri simili vicini? Grazie. Salve, sono Alice. Allora, innanzitutto tu hai parlato di libertà come libero arbitrio e hai detto che questa è la definizione giuridica, ma come la nostra compagna ha anticipato nel prologo, ci sono innumerevoli
definizioni che moltissimi filosofi hanno elaborato riguardo al concetto di libertà, e ridurla a una definizione giuridica ci sembra piuttosto un approccio semplicistico riguardo a questo tema. Infatti noi abbiamo detto che abbiamo deciso di scegliere questo tipo di libertà hobbesiana intesa come mancanza di impedimenti e quindi come possibilità, facoltà di vivere senza ostacoli, semplicemente perché è quella che, come ha detto Virginia, è quella che possiamo sperimentare più frequentemente, ma non ci siamo approcciati alla materia in modo così semplicistico come invece voi avete fatto. Avete anche parlato delle comunicazioni, dicendo che le comunicazioni oltreoceano vanno poi a deteriorare quelle con le persone vicine. Ma se la tecnologia fa questo, significa che l'uomo in realtà non ha bisogno di avere rapporti con persone vicine. Se li trascura, significa che questo non è il suo bisogno ultimo. La tecnologia ha permesso all'uomo di andare oltre a questo. Salve, sono Sabrina della squadra Pro. Abbiamo dimostrato come la tecnologia potrà garantire sempre di più nel futuro la libertà. Attraverso infatti i vari punti presi in esempio nella nostra argomentazione, abbiamo chiarito i modi in cui è possibile assicurare la libertà, intesa come la facoltà di vivere senza impedimenti, in un futuro migliorato proprio dallo sviluppo tecnologico. Perché non ci guardiamo intorno? Come possiamo non ammettere che lo sviluppo della tecnologia abbia plasmato il modo in cui le persone, gli stati, le civiltà hanno interagito, agevolando, come già precedentemente abbiamo dimostrato, il trasporto, l'esplorazione, la comunicazione, la vita e quindi la libertà? Einstein diceva che l'intelligenza è data dalla facoltà di cambiamento quando è necessario. E noi rispondiamo: siamo intelligenti, superiamo e supereremo sempre di più gli ostacoli attraverso il cambiamento, attraverso la tecnologia, per la nostra libertà. Grazie. Salve, sono Francesca e sono della squadra contro. Oggi, attraverso la nostra argomentazione, abbiamo dimostrato come la libertà non ci renda affatto liberi, bensì sempre di più schiavi. Come ciò è avvenuto dalla sua nascita sino ad oggi, avverrà inevitabilmente sempre di più in futuro, e all'umanità non sarà garantita nessuna forma di libertà, ma piuttosto uno stato di opprimente schiavitù. Ci siamo resi conto, infatti, di quanto la tecnologia sia presente in ogni singolo aspetto della nostra vita, con un enorme potere asservitore. Siamo facilitati da essa, come negarlo, ma è altrettanto innegabile che ne siamo profondamente succubi. Non vi è campo umano dove la tecnologia non sia presente. Dall'elettronica all'agricoltura, essa opera incontrastata il suo dominio, decretando la totale dipendenza dell'uomo nei suoi confronti. Infatti, se oggi la tecnologia cessasse la sua produzione, la nostra società cadrebbe a pezzi come un castello di sabbia. Ciò dimostra lo stato di totale subordinazione dell'uomo rispetto alla tecnologia, senza la quale egli non sarebbe più lo stesso. Grazie. Tempo. Va bene, possiamo congedare a questo punto loro. Beh, come preferite voi? Le volte che devono andare a studiare. Abbiamo. Io?
Si vede che c'è qualche elemento, no, che sfrutta anche. Noi, a nome di tutti, vi ringraziamo di cuore per esservi prestati, no, a questo, diciamo, questo esercizio. E adesso vi risparmiamo i commenti. No, invece no. Sarebbe gratificante anche sentire il commento, ma ve li ripeterà il professore. Grazie molte. Una cosa è avere un dibattito dal vivo.